Buongiorno amici, ogni persona al mondo vuole essere amata e felice, a prescindere dalla statura, dal peso, dallo status sociale e dall'aspetto esteriore, e ognuno merita ciò al 100%. Ma ahimè, non viviamo in un mondo ideale in cui ogni iniziativa viene accolta da applausi fragorosi. A volte le persone sono troppo cattive e non si lasciano sfuggire la possibilità di ridere e parlare male di tutti coloro che in qualche modo si distinguono dalla maggioranza. Neanche la giovane Eden Jacqueline è stata un'eccezione. Una volta, dopo aver postato su Instagram una foto in costume, non solo si è imbattuta in una raffica di critiche e presa in giro, ma è stata attaccata da persone cattive. Come fai a non vergognarti di andare in spiaggia con questo aspetto? Che schifo, ho perso completamente l'appetito! Perché hai postato ciò? I commenti erano pieni di frasi crudeli. Le ragazze, si sa, sono più impressionabili dei ragazzi e ogni parola cattiva detta nei loro confronti è accompagnata da una tempesta di emozioni e lacrime. E cosa dire quando queste parole sono a migliaia? Nessuno si è risparmiato di ripetere che schifo, e alcuni utenti si sono permessi addirittura di utilizzare la parola disgustoso in riferimento all'aspetto di Jacqueline. Ma la situazione si è rivelata molto più complicata di quanto potesse sembrare a una prima occhiata. Jacqueline non solo è riuscita a resistere alle miriadi di critiche, ma ha trovato in sé anche le forze per rispondere con una risata. E tutto ciò perché la ragazza lavora già da tempo sul suo corpo. Se i critici da divano avessero saputo la sua storia, probabilmente si sarebbero rimangiati le proprie parole. A proposito, in molti hanno fatto proprio così dopo aver saputo ciò che segue. Ora è difficile da credere, ma fino a non molto tempo fa la ragazza pesava più di 220 kg. Come ha ammesso lei stessa, il peso in eccesso le causava continuo disagio. Ascoltando ogni volta i consigli delle amiche e le prese in giro della società, Jacqueline ha deciso che non poteva continuare più in questo modo. No, non è caduta in depressione, non ha mangiato ancora di più per lo stress. Ha iniziato ad allenarsi attivamente e a lavorare su se stessa. È passata a un'alimentazione giusta e ha ristretto la cerchia di frequentazioni, limitandosi solo agli amici più affidabili che supportavano ogni suo passo e l'aiutavano nel difficile periodo del cambiamento. Grazie a un duro lavoro su di sé, la ragazza è arrivata a pesare meno di 70 kg, liberandosi di ben 150 kg. E non ha intenzione di fermarsi. Ma come al solito c'è un ma. Chiunque dimagrisca velocemente si imbatte in un problema importante. La pelle si dilata troppo e non può tornare velocemente al suo stato normale. Anche Jacqueline si è imbattuta in questo problema. La pelle sulle gambe è diventata flaccida, gli arti sono diventati delle piccole botti. Ma nonostante ciò, la ragazza non si è arresa e ha deciso che se era riuscita a perdere il peso odiato, poteva infischiarsene dell'opinione altrui. Godendosi ogni minuto della sua vita, dopo un po' di tempo, la ragazza si è decisa a indossare il costume, a causa del quale ha ricevuto tanti commenti negativi, e la risposta non si è fatta attendere. Sì, lo dico sinceramente, ero imbarazzata come lo sarebbe stato chiunque al mio posto. Ma non permetterò alle persone che non capiscono i miei cambiamenti di influenzarmi. Non permetterò che ciò che le altre persone pensano di me mi impedisca di vivere la mia vita. Non mi conoscono. Non sono stati nella mia situazione. Non sanno quanto tenacemente abbia lavorato su di me per perdere 150 kg. Non hanno il diritto di star lì seduti, indicarmi col dito e ridere. Ecco perché ho sorriso e sono andata a farmi un bagno. Non conta ciò che gli altri dicono e che provino a umiliarti. Conta come reagisci. Cosa pensi di te? Lavora su di te. Accetta solo le critiche sane. E continua a sorridere. Dopo questa risposta, tutti i commenti negativi si sono fermati. E chi poco prima scriveva cattiverie ha iniziato a supportare Jacqueline. Non abbiate mai fretta di giudicare una persona dal suo aspetto esteriore senza conoscere tutto il resto. Purtroppo al giorno d'oggi ciò accade spesso. Amici, cosa pensate della trasformazione di questa ragazza? Scrivete la vostra opinione nei commenti e vi ringrazio per aver guardato questo video fino alla fine.